Dottore Gallea, lei oggi compie un gesto particolare che riconosce l'attività di un suo predecessore come il primario Notaro e di una sua collaboratrice come la dottoressa Antonella Ferrise, la radiologa che tanto ha dato anche dal punto di vista umano a questa struttura. È un momento importante. Sì, effettivamente è così e sono contento di aver conosciuto le persone anche che, diciamo, a livello familiare dei due radiologi di cui lei parlava. È stata una giornata che ci ha visto anche uniti come reparto, oltre che diciamo, vicini alla famiglia di entrambi i radiologi. Il dottor Notaro è stato il primo primario radiologo di Lamezia, che diciamo, per noi che eravamo giovani radiologi di allora è stato un riferimento perché negli anni 80 lui è stato primario della nostra, cioè presidente della nostra società scientifica a livello regionale, quindi era una persona stimata e che anche diciamo, a livello umano era veramente molto disponibile, molto affettuoso, si porgeva proprio bene e gli operatori che ancora sono in servizio e che hanno lavorato con lui hanno accolto con entusiasmo questa mia proposta di intitolare il reparto a lui. La dottoressa Ferrise poi diciamo, è una persona che ho conosciuto nel 91 quando venne e fece un concorso nell'ASP di Vibo dove lavoravo prima, venne a lavorare lì, poi ovviamente si avvicinò alla Lamezia e ci ritrovammo qui 11 anni fa. Purtroppo un anno fa è venuta a mancare per un male incurabile, però nonostante stesse male, facesse diciamo, la terapia che purtroppo tutti conoscono essere debilitante, lei appena poteva veniva subito al lavoro perché si sentiva più viva, come lei diceva, e voleva darci una mano. È stata una persona di cui non potremo mai dimenticare le doti di umanità e di collaborazione che ha avuto con noi. Per quanto riguarda il momento attuale della struttura che lei dirige, e spesso ci vengono delle segnalazioni sui ritardi, sulle cose, ne parleremo anche col direttore generale, però possiamo anche dire che questa struttura oggi è una delle più all'avanguardia della Calabria, sia come strumentazione, adesso forse è stato potenziato anche il personale, le risposte sono più che adeguate se chieste nel momento giusto. Faccio questa parentesi tornando sempre al fatto che se il territorio non risponde nella maniera adeguata, o comunque un medico curante anche per un piccolo malessere manda a fare le radiografie, è ovvio che qui tutto poi si intasa. Non c'è mai fine quando è così. Allora, noi abbiamo degli apparecchi che sono sicuramente molto moderni, tra cui il mammografo, la TAC, la risonanza, in parte anche l'ecografo, e invece abbiamo delle attrezzature radiologiche un po', diciamo, antiquate, che però per fortuna stiamo per cambiare perché lunedì pomeriggio, quindi fra 2 giorni, dovrebbe esserci l'aggiudicazione di queste attrezzature che è una gara annosa che è partita da un anno e mezzo, anche 2 forse, e che quindi forse è addirittura d'arrivo. E così facendo avremmo diciamo, quasi completato quello che è il rinnovo del parco tecnologico. Così facendo potremmo dare qualche, diciamo, in velocità una risposta in più all'utenza. Però questo diciamo, è anche vero che è relativo perché noi comunque come ospedalieri dobbiamo privilegiare i ricoverati e il pronto soccorso. Se il pronto soccorso è molto diciamo, affollato e quindi i colleghi del pronto soccorso richiedono molti esami, è ovvio che anche diciamo, l'utenza esterna ne risente perché si coprono i posti con pronto soccorso interni e quindi per gli esterni resta meno spazio. Anche perché in questo periodo stiamo soffrendo della carenza di tecnici, mentre con i medici tutto sommato abbiamo raggiunto un equilibrio, essendo diciamo, in un numero sufficiente per fare il lavoro che c'è, con i tecnici abbiamo problemi, per cui
Ci sono molte sedute di ecografia, per esempio, dove basta il solo medico a poter fare gli esami, meno sedute, per esempio, di TAC o di risonanze, dove ovviamente è importante che ci sia anche il tecnico. Spero che con questo ultimo decreto che ci ha assegnato due tecnici riusciremo a pareggiare, diciamo, i conti e a ripartire in maniera più adeguata. Cioè avere le spalle al passato, ma uno sguardo al futuro innanzi. Ricordare queste personalità che ci hanno preceduto e hanno permesso il nostro oggi, ma ricordandoci che hanno lasciato ad ognuno di noi un impegno, costruire. Perciò noi invochiamo il nome di Dio perché questa targa sia un ricordo perenne per quanti andiamo avanti nella vita, non ci dobbiamo mai arrendere, continuare nel costruire il bene, lottando, comprensione, aiuto, salute del corpo e almeno serenità dell'anima. Amen. Ciao. Ringraziare tutti i presenti per essere stati qui con noi e per aver condiviso un momento importante perché, come hanno ben detto il dottore Galea, il direttore, il nostro padre che ci accompagna nella quotidianità e che ci rimanda continuamente alle istanze dell'umanizzazione e anche del nostro essere cristiano, perché la cristianità accompagna la nostra cultura di italiani e ribadiamolo in questi tempi in cui spesso si dimenticano le nostre origini. Vorrei sottolineare appunto che devo ringraziare e sottolineare che la vostra partecipazione è importante perché fa da eco ai valori che qui sono stati testimoniati e che abbiamo preso dalle radici di uomini e donne importanti, sia nel senso professionale, testimoniando la dedizione al lavoro, ma soprattutto i valori dell'accoglienza, dell'umanità, della relazione, della buona comunicazione, della vicinanza e della capacità anche di sostenerle nel momento della sofferenza, lenendo. Davvero lenendo quelle ferite che purtroppo la malattia ci lascia e che ogni reparto, anche quello di radio diagnostica, può rendere meno grave con una giusta capacità di accoglienza. Io credo che oggi quindi abbiamo sottolineato una crescita che certamente il direttore ha impresso. Certo, in un momento di crisi questa azienda ha sicuramente delle critiche, però abbiamo potuto e speriamo ancora di trattenerlo fino a quando vorrà, perché ho temo che l'età pensionabile ce lo porti via, perché anche lui testimonia nel suo modo di fare l'onestà, l'accoglienza, la capacità di rivolgere tutte le proprie energie, pur nel limite delle cose che sono oggi veramente vincoli che ci limitano, verso un futuro migliore di questa sanità, non solo in termini strutturali, ma anche in termini umani. Questo lo conosco e quindi voglio testimoniare questo. Mi fa molto piacere che anche con questo gesto il dottore Galea ridà traccia e dà continuità a questa strada che il dottore Notaro ha avviato, e quindi credo che sia giusto applaudirci tutti, applaudire questo splendido uomo e questa splendida donna per ricordarci che oggi abbiamo messo un passo avanti in un percorso di umanizzazione del nostro ospedale. Mi mandava il messaggino, mi diceva non ce la faccio oppure ce la faccio, quindi
Anche noi aspettavamo ogni lunedì che lei potesse stare bene e venire tra di noi. Desidero porgere a nome della nostra famiglia un cordiale saluto a voi tutti e un vivo ringraziamento a coloro i quali hanno fatto sì che oggi venisse ricordato nostro padre con stima e affetto. Ringraziamo il direttore generale dell'ospedale civile di Lamezia Terme, dottor Giuseppe Perri, il primario del reparto di radiologia, e il dottor Salvatore Galea e il personale tutto. Grazie. Grazie a tutti. Buongiorno, benvenute a tutti, grazie di essere qua che in questa giornata appunto dell'intitolazione del reparto allo stimatissimo dottore Notaro vogliamo anche ricordare la carissima amica e collega dottoressa Antonella Ferrisa. Vi confesso che anche io sono preso dall'emozione perché ci ho lavorato tanti anni, tanti e tanti anni assieme, per cui per non farmi prendere dall'emozione consentitemi di leggere due parole perché sennò veramente non mi ritrovo. Voglio condividere con voi il bel ricordo di Antonella, una collega sincera, una professionista attenta, una donna cordiale, un sorriso di speranza soprattutto verso gli ammalati. Ho avuto il privilegio di lavorare con lei da quando è arrivata da noi, provenendo dall'ospedale di Serra San Bruno, dove ha lasciato un bellissimo ricordo anche lì. E tutti abbiamo potuto apprezzare le doti professionali, ma soprattutto umane, custodendo ancora oggi gli insegnamenti che solo una persona autentica come Antonella ha potuto lasciare a chi come me l'ha accompagnata lungo il suo iter lavorativo. Si è fatta apprezzare per tanti anni come unica donna radiologa, in un tempo in cui il nostro ambiente era prettamente maschile, facendosi apprezzare in punta di piedi, con umiltà e cordialità, inserendosi nell'ambiente che una volta appunto era prevalentemente fatta da radiologi maschi. La sua umanità le ha permesso di parlare ai pazienti non con la voce ma con il cuore, infondendo sempre speranza e non lasciando che la malattia avesse il sopravvento. La malattia che piano piano ha portato via anche lei. Al marito Tonino, ai figli Alessandra e Maria Laura, a tutta la sua famiglia, alla sorella, alla nostra cara collega Anna, che tutti sempre al suo fianco l'hanno sostenuta e supportata, rivolgo il nostro saluto, e ricordando loro che una donna illuminata ed illuminante come Antonella supera la fisicità, riuscendo a parlare ancora e per sempre a chi ha avuto l'onore di incrociare il suo destino di vita. Grazie a tutti. Mi permettete una parola su Antonella? Ho avuto la fortuna di conoscerla, ho la sfortuna, soltanto negli ultimi anni di vita. Noi siamo entrati in questo reparto, è una struttura, è una realtà, ma entriamo dalla porta. Mi piace vedere Antonella, eccoci, questa porta che ci introduce alla vita e anche alla vita della sanità. Guardare anche la sua vita, la sua esistenza da ragazza, nello scautismo, anche formata al senso di dedizione, guardare agli altri. E questo che la famiglia le ha dato fin dall'infanzia e che ha conservato tutta la vita, come ci è stato ricordato, l'ha comunicato ai colleghi, lo comunicava agli ammalati non facendo prediche,
però con il suo volto, la sua vicinanza, la sua presenza. Io ho avuto la fortuna di accompagnarla negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, eccoci, questa realtà di donna stupenda, questa realtà fino alla fine di riuscire a sorridere. E mi devo confessare, io più di una volta la stuzzicavo, dice: ma come fai? E lei mi guardava e mi sorrideva e basta, fino alla fine. Non è mai stata finta, mai falsa. È una cosa che forse non conosciamo, non sappiamo. Antonella voleva vivere. Sapeva bene del suo male, ma fino alla fine dice: padre, io voglio vivere. Perché sapeva che la sua era una vita di donazione, di dedizione. Sapeva che l'aveva ricevuta da Dio e la doveva dare all'uomo. Sapeva che i grandi valori della sua vita, Dio, l'uomo, la sua famiglia. E a questa famiglia, a tutti i suoi cari e al paziente, all'ammalato, ha donato il meglio di sé. Fino alla fine. E io ho detto: eccoci, Antonè, sei stata brava. Non hai fatto pesare la tua sofferenza e la tua malattia. E lei rispose ancora e soltanto guardandomi con un sorriso. E così se n'è andata. E mi piace guardarla adesso presso Dio, che ci guarda tutti noi, guarda il reparto, quanti l'hanno avvicinata e quanto l'hanno conosciuta, con questo sorriso. Dice: non abbiate paura, guardate più in alto, perché c'è il sole, perché c'è Dio e ci sono io presso Dio. L'augurio, eccoci, quando ci serviremo di questo reparto, perché anch'io sono paziente in questo reparto, possiamo incontrare nei medici, in tutti, quello spirito che l'ha animata, quell'umanità che l'ha plasmata, quella dedizione che è stato il suo sì costante alla vita e all'uomo. Grazie, buona domenica per domani a tutti, nel ricordo di Antonella. Detto il reparto all'ingresso con la dedizione, con la consacrazione, diciamo, al dottor Notaro. Ora benediciamo questa targa, perché ho detto è la porta. Chi entra guardandola possa. La presenza di Antonella è insieme, come se fosse oggi idealmente insieme a tutti gli altri colleghi presenti, quindi è una cosa bella. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Preghiamo. Signore, benedici questa targa che noi dedichiamo alla nostra sorella Antonella. Fa che quanti verranno in questo reparto, quanti operano principalmente qui, possano vivere quel suo spirito di amore e di dedizione che l'ha accompagnata in tutti i giorni della sua vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Antonella era orgogliosa della sua professione ed era appassionata veramente del suo lavoro, come il direttore generale Pino e il nostro parroco hanno ricordato. E voglio solo ricordare uno dei tanti episodi. Quasi tutti i lunedì Antonella faceva la chemio il sabato. E poi noi tornavamo da Roma, il lunedì mattina io mi preparavo per andare a Catanzaro dove lavoro e lei alle 6:30 mi diceva: Toni, che dici, vado? Perché non era troppo, ci teneva a venire a lavorare. E poi io me ne andavo lasciando a lei la scelta, perché dipendeva da come si sentiva, ma quasi sempre quando io tornavo lei era ancora qui. E questo la dice tutta. Ringrazio quindi il direttore generale, il dottore Galea, che, questo lo voglio ribadire, sono ancora tuttora grato, l'ha accolse nel 91 a Serra San Bruno, non lo dimentico,
Ricordo pure naturalmente il dottore Notaro, che dove lei ha fatto ancora era una specializzanda, e l'accolse nel vecchio ospedale, se non ricordo male. E naturalmente il dottore Falbo, che è qui e che saluto, e poi naturalmente, senza fare gli altri nomi perché dimenticherei qualcuno, ci tengo a ringraziando Pino per il discorso commovente, e anch'io ho apprezzato la collocazione anche della targa, come ha detto il direttore generale. E poi ci tengo a ringraziare tutti i colleghi, tutti i medici, tutto il personale paramedico che è infermieristico. Adesso i nomi non li ricordo di tutti, però tutti quanti sono stati vicini ad Antonella sempre, quotidianamente. Ci terrei, insomma, che questo ringraziamento comprenda veramente tutti, senza nessuna esclusione, perché tutti l'hanno aiutata. Dottore Perri, dirigere un ospedale non è facile, però ci sono anche dei bei momenti come quello che stiamo mostrando oggi. Ricordare dei medici, delle persone che hanno dato molto a questa struttura e quindi all'intero territorio. Il primario di radiologia, che adesso non c'è più, il dottore Notaro, e la radiologa Antonella Ferrise. Sono dei momenti particolari. Sì, allora la giornata di oggi è servita principalmente per ricordare questi due colleghi che hanno dato un contributo notevole, come dire, al miglioramento e al progresso dell'unità operativa di radiodiagnostica, come si chiama adesso, perché per dare anche una immagine di quello che è la radiologia negli ospedali. Secondo me è un cuore pulsante all'interno dell'ospedale che è necessario per far sì che l'ospedale faccia buone e precise diagnosi. E nel corso del tempo questo ruolo della radiologia si è oltremodo, diciamo, ingigantito per le nuove, ormai non sono più nuove, tecnologie che riescono a darci ormai immagini abbastanza complete, tridimensionali, di quelli che sono i vari organi e apparati. Quindi un reparto altamente importante, dove necessita che ci siano delle persone, dei professionisti ugualmente preparati. E io posso dirlo davvero senza ombra di modestia che questo ospedale racchiude tra i migliori radiologi calabresi. Oggi diretto dal dottor Galea, e ha avuto la possibilità di avere un incremento di personale. Questo è anche una nota a favore di quelle famose liste d'attesa di cui si parla, quindi qui il personale è stato rimpinguato, diciamo così, e dà l'opportunità di lavorare meglio e di dare un servizio più consistente al territorio. Lei ha detto bene, perché entriamo in questo tema importante, che è quello delle liste d'attesa. Fino a poco tempo fa, diciamo, il numero dei medici tecnici di radiologia presenti nei nostri reparti era sicuramente inferiore a bisogni. Questo causava, ancora oggi causa, perché io ritengo che questo reparto vada ancora implementato in termini numerici per quanto riguarda il personale, causa, diciamo, dei tempi di attesa nella diagnostica. Però ecco, sui tempi di attesa, dato che la televisione entra nelle case dei cittadini, dobbiamo far mente anche a un altro aspetto, che è quello della appropriatezza delle richieste delle indagini di radiodiagnostica. Sicuramente c'è un'opera che spetta di miglioramento per quanto riguarda la prescrizione dell'esame, e questo reparto ha organizzato poco tempo fa, insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme ad altre università, dei momenti di formazione anche rivolti ai medici specialisti. Mi ricordo che era presente la sua emittente, per far sì che le risorse attualmente scarse possano essere utilizzate nel modo più appropriato. Perché nell'ospedale, ecco, nessuno dimentichi che ci sono dei tempi di attesa interni verso i quali non si può dare grande, come dire, diciamo, lì bisogna essere inflessibili, perché anche i tempi di permanenza in ospedale dei pazienti devono essere, quindi hanno priorità
diciamo, le risposte interne. E poi quello che resta di disponibilità lo si dà per le prestazioni esterne, che in linea di massima non dovrebbero essere garantite in un sistema perfettamente funzionante dall'ospedale, ma anche da altri ambulatori di radiologia territoriale. Questo lo dico perché spesso sull'ospedale intervengono delle richieste che dovrebbero essere, diciamo, fatte in altri luoghi. Forse perché sul territorio qualcosa langue e cioè ci sono delle carenze consistenti e quindi non si può dare risposta. Mi dà luogo anche di parlare di questo, perché io ho trovato questa situazione di carenza insieme al dottore Galea, che ha curato anche gli aspetti tecnici e tecnologici. Abbiamo fatto partire delle procedure di acquisizione di alcuni beni, alcuni dei quali sono già alla stazione unica appaltante per essere messi in gara. Lo dicevo prima, diciamo all'inizio del mio intervento pubblico, quello di acquistare per esempio 3 nuove TAC più performanti, una per questa radiologia, questa attualmente presente in queste stanze, verrà spostata al pronto soccorso, un'altra per l'ospedale di Soverato e un'altra per l'ospedale di zona di Saggiata a Soveria Mannelli, dove lei sa il progresso tecnologico rende, come dire, obsolete dopo una decina di anni queste tecnologie ed è necessario un continuo ricambio tecnologico. Poi abbiamo acquistato anche 4 apparecchi di radiologia dei telecomandati digitali, 2 dei quali verranno in questo ospedale, uno al poliambulatorio di Catanzaro Lido e uno a Soverato, proprio per far sì, quello che lei diceva, di potenziare l'offerta anche nelle periferie in maniera da non ingolfare solo l'unico ospedale di Lamezia Terme. Abbiamo già acquistato dei mammografi digitali già installati e abbiamo anche qui reclutato anche delle persone che poi possano, diciamo, fare questo discorso della lettura delle mammografie, che come lei sa deve essere fatto in doppia lettura da 2 radiologi. Quindi c'è, diciamo, da parte della direzione la buona volontà di portare avanti le cose. Ci sono pure dei ritardi, delle lungaggini burocratiche. Per quanto riguarda per esempio i telecomandati, io sto aspettando che i miei servizi da 3 anni mi aggiudichino queste nuove tecnologie. E lì abbiamo anche... 3 anni sono 3 anni, Ma io ho posto anche, io ho nominato un nuovo provveditore circa 4-5 giorni fa, che è un giovane di 41 anni, selezionato con l'articolo 15 septies del decreto 502, esperto di procedure di acquisto. Mi auguro che il suo arrivo contribuisca ad accelerare anche questi intoppi burocratici che abbiamo avuto. Come vede, si lavora a più livelli, no? Non è che basta la volontà spesso del dottore Galea o del direttore generale, che con uno schiocco di dita il giorno dopo arriva la tecnologia. Direttore, guardi, anch'io personalmente come giornalista ho mosso delle critiche, ma non tanto alla struttura. Ma lei le muove sempre costruttivamente. Questo. Ringrazio. Io ho chiesto, per esempio, a chi dalla parte politica si spinge a criticare l'ASP di Catanzaro, questa struttura, quella di Soveria, come diceva lei, quella di Soverato, di non muovere soltanto la critica, ma se ha delle capacità di fare delle proposte e comunque di muoversi nelle stanze idonee a dare delle risposte, perché a volte, e questo lo voglio sottolineare, fare pressioni sul personale che fa quello che può con i mezzi che può o con chi è qui a coordinare come lei è facile, siete facili bersagli. Quando invece si deve ci si deve muovere per farsi sentire a chi sta più in alto e a chi dovrebbe realmente dare a questi ospedali, a queste strutture, la forza per muoversi, allora lì si tira la manina dopo aver lanciato il sasso. E questo io lo ridico anche attraverso il microfono e la telecamera a chi vuole farsi pubblicità politica sui media con questo modo di agire.